Bene signori, dopo aver visitato Durban Square, praticamente iniziamo il tour del sud di Durban Square. Ora vi farò vedere qualche immagine e niente. Il giro che voglio cercare di seguire è questo, che parte qua, Durban Square, sono i punti 2 e 3, questo qua è il tempio numero 3, il tempio di Bijman. Ed eccoci qua con il tempio di Bijman. Inizia qua il nostro tour. Wow, accese anche le luci. Allora, si dice che la divinità Newari, Bijman, protegga i commercianti e gli artigiani. Quindi sembra appropriato perché il piano sotto sono tutte bancarelle. Una volta si usava portare lo stupa nel Tibet, ma poi a Lhasa. Ma poi sono state interrotte le rotte commerciali nel 1959 dal Dalai Lama e quindi rimane qua. Di fronte praticamente c'è un leone in ottone e un piedistallo che legge il riflettore che punta la luce su questo tempio. C'è un po' di traffico come vediamo. Proprio davanti al tempio c'è questo cortile dove praticamente riempiono l'acqua e ci sono anche tanti lingam, simbolo di fertilità di Shiva. Allora, questo qua, anche lui nel 2015 ha subito un bel po' di danneggiamenti, crepe, rotture e crolli. Ramchandra praticamente è una, reincarnazione di Vishnu, un eroe del poema epico di Hindu del Ramayana. Il piccolo tetto è degno di nota e ci sono 16 statue, 16 decorazioni del Kama Sutra. È veramente facile perdersi
Qua siamo davanti a Ramchandra. Al numero 6 del nostro giro c'è lo Stupa Bancal. All'interno di questo bellissimo cortile residenziale, gli occhi che vedono tutto, il numero 1 e i mantra da recitare, i bimbi che giocano, che ballano, scene di vita nel centro storico. Ho mangiato questi pasticcini, gli ho dato 20 rupie, ho assaggiato uno di quelli là, che non so assolutamente cosa siano, e uno di questi, che però sono vuoti dentro. Veramente molto strano. Dentro c'è tutto loro che stanno lavorando, stanno impastando con le mani. Proseguiamo il nostro giro, arriviamo al punto 9, Taj Mahal. Praticamente è una piazzetta con lo stupa, sono tutte case residenziali. Qua vediamo ancora un ricordo del terremoto del 2015. Utilizzano i lati come parcheggio dei motorini. C'è buio. C'è buio. Le strutture sono abbastanza spettacolari. È un lingam. È il pene di Shiva. Siamo arrivati in Machindranath, madre di seto praticamente vuol dire. È un tempio alto 5 metri in una piazza con un sacco di casino. Signori e signori, siamo tornati nella preistoria, una tipografia. Ecco, tipografia veramente bellissima che sta stampando proprio questi fogli qua. Un banco del lavoro eccezionale. Ed eccola qua, la famosa via degli hippie. Sta chiudendo tutto, magari ci torniamo un altro giorno.
70 anni fa venivano qua a farsi dei gran bomboloni. Adesso è diventata mega turistica. Qua è nato tutto. Classico incrocio nepalese vicino a Durban Square. Tatuaggi, una via con non si sa che cosa. Questo è abbastanza tipico, la via degli hippie. Un'altra via di qua. E qua vanno fortissimo i milkshake, fresh juice e bubble tea. Vanno veramente manetta. Là in alto sembra che ci sia una barca, non si capisce bene.